Buonasera Emanuele. Buonasera. Buonasera, Gianpaolo Limardi, Foggia Sport 24. Partiamo dalla cosa più banale, ovviamente la gioia per questo gol che ha dato tre punti che possono essere e saranno sicuramente fondamentali in questo cammino, e comunque più in generale una tua valutazione di questa partita. Voglio partire dalla partita. La partita è stata meritata, questa vittoria è stata meritata, perché comunque anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti per fare gol, è stato bravo il loro portiere, loro poi sono stati bravi a trovare subito il gol, e lì si è fatta ancora più dura per noi perché loro si difendono bene. Poi nel secondo tempo siamo scesi in campo col piglio giusto e quando sono entrato ho trovato già una squadra un atteggiamento molto positivo, quindi è stato anche più facile adattarsi alla partita perché i miei compagni stavano lottando su tutti i palloni, quindi è stato più facile. Poi è arrivato il gol che poteva fare chiunque e l'importante oggi erano i tre punti. A me sempre ha colpito molto sinceramente di te, al di là che ti conoscevamo anche dai tempi della Paganese, la tua straordinaria personalità che hai messo soprattutto nelle gare che hai giocato qui. Cioè, in fondo non è semplice, tu sei un ragazzo diciamo di qui, però comunque non è semplice giocare di fronte a questo pubblico e in una piazza che è sì molto appassionata, molto calorosa, ma proprio per questo anche molto esigente. Invece tu giochi con, come posso dire, la migliore sfrontatezza nel senso migliore del termine possibile, quindi questa secondo me è una tua grandissima dote che hai dimostrato almeno finora. Ma ti ringrazio. Io non, per me, a me avvantaggia molto il fatto di aver fatto il settore giovanile qui, quindi sapevo già giocare in questo stadio, diciamo, sapevo già, ho fatto qualche panchina, sapevo questo pubblico cosa ti può dare, e quindi niente, giocare qui per me è uno stimolo e quindi magari rischiare la giocata è proprio perché ti viene, visto quello che ti danno al di fuori del campo. Buonasera Emanuele, Armando Borrelli, calciofaggio.it e blunote.it. Buonasera. Cosa si pensa in quell'attimo? Io ho visto che tra l'altro c'era un tuo compagno che forse ti stava in un certo senso disturbando, nel senso che ti stava venendo a chiudere un po' quello che era lo spazio di tiro. Ma io non ho visto nessuno, ho guardato solo il pallone, ho aspettato che scendesse per colpirlo al meglio e devo dire che mi è riuscito perché l'ho colpito in pieno, è andato lì. Quindi cosa si pensa? Non te lo so dire, oggi quando la palla è entrata è stata proprio una liberazione perché sembrava non volesse proprio entrare anche oggi, invece per fortuna è entrata, poi insomma niente, non sapevo cosa fare, cioè avevo la curva. Non lo so, è stato veramente una bella emozione. Sono Peppino Baldassare, Sharing TV. Buonasera. Buonasera a lei e complimenti per la rete. Secondo gol quest'anno, secondo gol nel Foggia, ma peso specifico incomparabile rispetto alla rete segnata col Carpi. Ora lei gioca in una squadra dove ha davanti a sé gente come... Mazzeo, Galano, Chiaretti, Gori, ci sarà anche Iemmello, però Ciccinelli segna al momento e l'altro no, gli altri no, ma soprattutto il Foggia ha segnato solo tre volte su azione, su palla inattiva col Carpi, però le azioni di gol su azione sono quelle di Loiacono e i due di Ciccinelli. Questo attacco com'è che non ancora decolla? Io penso che sia solo questione di caso e di tempo, perché là davanti c'è tanta qualità e i compagni che lei ha elencato sono tutti giocatori che si descrivono da soli, quindi per me è un piacere giocare con loro, non è una questione di competitività. Poi ovviamente il mister fa le sue scelte e quando rientreranno tutti saremo ancora più forti e questo avvantaggia tutti. Io sono il primo a essere contento. Grazie a tutti.